Marco Belli, il nuovo attaccante della Vultur Rionero. Abbiamo qui i nostri microfoni per la presentazione ufficiale. Parlaci un po' di te e delle tue esperienze significative. No, buongiorno a tutti. Credo che per me è un onore stare qui a Rionero. So che comunque è una piazza importantissima che vive di calcio e spero che ripagherò la piena fiducia a me data sia del presidente che del direttore. Spero che lo dimostrerò sul campo, quantomeno da domenica, subito. Comunque è una piazza affamata di calcio e io vivo di questo e quindi spero di fare bene. Sei un elemento molto richiesto sul mercato, soprattutto in Campania. Il motivo che ti ha spinto a scegliere Rionero? Il motivo è che è bastata una chiacchierata sia col presidente che col direttore per capire che persone sono e poi ho visto che comunque è una piazza abbastanza seguita, cioè comunque c'è una storia e sta cosa mi è piaciuta dal primo momento e quindi ho deciso di venire qui a Rionero. Una piazza importante, una tifoseria calorosa, ma soprattutto che predilige l'attaccamento alla maglia. Sì, credo che la prima cosa, la maglia prima di tutto va onorata, sudata sempre, poi i risultati, credo che se uno rispetta queste cose vengono da sole, quindi credo che questa è la prima cosa, certo. La tua prima impressione per una società storica del calcio lucano dal 1921 protagonista? No, e si vede comunque che è una società importante, cioè si vede qui che ci sono comunque, sono arrivato, c'erano una decina di persone, il presidente, il direttore, altri soci, quindi si vede da subito che è una società seria ed importante. Qual è l'obiettivo che ti poni quest'anno per questa nuova avventura? Guarda, l'obiettivo è sicuramente suderò sempre la maglia cercando di fare quanto più gol possibili, sperando, credo che gli obiettivi della società siano quantomeno giocare playoff in casa, poi magari se facciamo di meglio è tutto guadagnato. Cosa ti senti di promettere inoltre? Sicuramente suderò, come ti ho detto prima, la maglia, onorarla e spero di fare, come ti ho detto prima, quanti più gol possibili. Presidente Mario Grande, quindi promessa mantenuta da parte tua, da parte della società, di assicurare un attaccante di peso alla Vultur, peraltro già protagonista in questo campionato. Sì, l'avevamo promesso, speravamo di poterlo avere l'attaccante già disponibile per la partita di domenica scorsa, ma voglio dire, va bene così, abbiamo fatto comunque domenica una grande prestazione, quindi la promessa è mantenuta, l'attaccante è arrivato e credo che possiamo guardare adesso al prosieguo del campionato in maniera anche diversa. Cosa ti ha colpito di Domenico Arcobelli? Ma in questo momento nel calcio dilettantistico lucano, ma anche dell'Italia meridionale, è abbastanza difficile trovare degli attaccanti puri, delle prime punte pure. L'abbiamo visto anche quest'anno e noi abbiamo un po' sofferto, ecco, dal punto di vista della prolificità dell'attacco. Quindi mi ha colpito il curriculum, mi ha colpito il fatto che insomma il campionato campano è un campionato molto importante e quello che lui ha fatto negli anni scorsi sicuramente è un ottimo biglietto da visita. Poi le referenze che noi abbiamo avuto sul suo conto sono ottime e quindi crediamo che possa fare al caso nostro. Io ribadisco sempre che per venire alla Vultur contano prima gli uomini e poi i calciatori. L'obiettivo e l'impegno a cui noi non verremo mai meno. Riteniamo quindi che anche dal punto di vista umano e personale, Domenico faccia il caso nostro. Una conferma questa da parte della società di continuare nei progetti ambiziosi. Ma assolutamente sì, noi credo che l'ho ribadito più volte a luglio. Nessuna persona sana di mente avrebbe scommesso che noi potevamo essere alla fine del girone d'andata, a ridosso, di squadre che hanno fatto degli investimenti anche molto molto più importanti dei nostri. Quindi siamo lì, siamo tutti lì e quindi è una cosa che chiaramente ci inorgoglisce molto.
Quello che posso rassicurare e posso confermare è che questo impegno assolutamente non verrà meno e credo che quello che stiamo facendo oggi è la conferma appunto di questo impegno e di questa dedizione che noi abbiamo, della dedizione che la società ha per la comunità di Rio Nero e quindi speriamo di poter soddisfare le esigenze del nostro gruppo. Grazie.